vado fuori a parlare con loro. Allora, dunque, noi stiamo andando a Senigallia a raggiungere Electric Topi. Innanzitutto questo è Electric, e quella è una macchina. Stiamo andando a Senigallia a raggiungere Electric Topi e la madre, perché dobbiamo comprare un sacco di materiale scolastico per la scuola, perché Electric Topi inizia le elementari e io sto rientrando in macchina. Lei è la zia di Electric Topi e niente, vi volevo rendere partecipi, perché Electric Topi ha 6 anni, quindi sì, io l'ho fatto a 22 anni. L'ho fatto proprio con il potere divino delle divinità, quale sono io. Ma andiamo. Sarà meglio. Prendo qualcosa da mangiare al volo per questo incredibile viaggio di un'ora. È colpa sua se ho fame, perché sta mangiando. Girasoli, bambini! E siamo arrivati. Mio Dio, tardissimo! Che Cristo stavi a fare? Ciao Coccio, fa vedere la maglia? Electric Topi, da suora un tocchino, va! E dove vanno le cose per la scuola, per la scuola, per la scuola? Dov'è la mamma? Ciao Francesca, questo è il reparto scuola, ma non c'è il diario che ho fatto io. Dov'è? Qui non c'è. Bambini! Prima cosa da prendere? Quaderni! Quaderni? Ok. Go travel the world, tieni. Ok, no, non ti piace. Per qualche strano motivo non trovo quelli a quadratoni grossi, quindi devo cercare ovunque. Dove sono quelli a quadretti? Tutti, perché te non cerca bene. Tutti a righe. Righe, 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 righe. Ah, questi sono della Comics, ho fatto un lavoro per la Comics. Uscirà nel loro diario. Righe, 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 righe. Qui sono tutti a righe. Prendiamo questi? Sì. Sicuro? 100%. Anche un po' di più, no? Per sicurezza, anche un altro, va? What up? Scusate a tutti i follower di Electric Feo, avete visto i libri di Ammaniti? Vi prego, aiutatemi a cercarli. Che problemi hai? Ah, ho trovato quelli a quadrettoni grossi che servono in prima elementare, però sono monocolore, noiosi, a bestia. L'idea mia, mamma di Topi, è che noi facciamo fare degli adesivi fichi e lui ce la appiccica sopra. No, è un no secco proprio. Grazie. Ci sono solo questi però, sappilo, no? Addio quadrettoni. Penne cancellabili? Quali? Queste sono cancellabili? Ah, ma la gomma è a parte, che fastidio. 9. Wow! Sono 3 penne là. Sono 10 euro di 3 penne. Solo perché striscia papo. Grazie, grazie al vostro aiuto l'ho trovato, eh. Proprio quello che volevo. 13 euro 60 a maniti. Mettetela, fate swipe up. Ma non è Instagram questo? Qual è il quesito? Se si perde questa gomma, che è l'unica cosa per cancellare queste penne. Come cancella? Non è meglio prendere quelle con il gommino, dici? Quindi una rossa e una blu. Temperino con contenitore, così non lo sbattere. Non lo sbatto, faccio piano piano. Sondaggio qui in alto, chi c'è lì dietro? Fate swipe up. Non devono fare swipe up, appare qui il sondaggio. Queste gomme cancellano solo quelle penne? Sì. Fico! Io non saprei se è così fico. Sai che possiamo fare? Un video in cui prendo il DAS e mi ci tappo il buco del c***o. Che fatica la vita da bomber. Ma tu pensa, questi che fanno i zaini proprio certe frasi trovano, fanno proprio sbellicare. Allora, il succo è: tutto quello che non troviamo qui in questo centro commerciale lo ordiniamo da Amazon, perché vuol dire che non era conveniente. E chi paga su Amazon? Mammi, no. La mammi paga. No. Perché devi pagare sempre il papi? Ci siamo fermati in reparto infradito perché servono per la scuola elementare? No. C'è scritto pure Pau Control, che è sbagliato. Pau quindi Patrol. Pau Patrol. Ma non è Pau Patrol, quello è Nemo. Che? Oh mio Dio, è arrivato il momento peggiore. Devo strisciare, bambini. Devo pagare. 57 euro. 44 euro. A un euro ho fatto uno spuntino. Uno spuntino epico. Quello là mi piace. Quello lì ti piace? A righe. Non questo qua a righe. Anche questo, però è più bello quello. È più bello quello.
Fate swipe up per vedere questa senza camicia. Fate swipe up per vedere questa pianta nuda. Fate swipe up per far apparire una limousine per me qui ora. Non ha funzionato? E la fai swipe up e andiamo a casa. Qui dove io vengo al mare praticamente da sempre. Non è proprio qui perché ovviamente non ve lo faccio vedere. Da quant'è che veniamo qua era? 11 anni. 12 anni. 12 anni di mare qui. Ogni anno l'acqua è sempre quella. Ciao bambini, bentrovati. Ora andiamo a finire di acquistare le cose necessarie per la scuola di Electric Topi su Amazon. Ho visto la lista, c'è un foglio di carta qui con la mamma di Electric Topi, che è così ed è pieno. Questo a lui piace? Sì. Aggiungiamolo al carrello. Ok, poi prossimo. L'astuccio coordinato. Aggiungi al carrello Super Mina Giotto 2. Aggiungi al carrello questa fa un comodo anche a me. Esatto. Aggiungi al carrello 14,90. Aggiungo il carrello? Sì. Aggiungi al carrello. Quanti pezzi ho fatto? Aggiungo il carrello. Aspetta. Aggiungo il carrello. Aggiungo il carrello. Aggiungo il carrello. Sì. Forbici 2 sicura, solo 2 bastano. Questo è per tutto. Cioè, questo è il pacchetto full elementari. 13. Questo da la prima elementare e la quinta. Andiamo a vedere il carrello. Ed ecco bambini, tutte le cose per la scuola più o meno abbiamo chiuso oggi con 2 mesi di anticipo. Tutti gli acquisti necessari per iniziare, quasi tutti, per iniziare le elementari con il sorriso bambini. Avete capito? Ma adesso facciamo una transizione fighissima perché ci teletrasporteremo nel tempo a quando saranno arrivati questi. Facciamo la classica rotazione. Ci vediamo in ufficio tra 3, 2, 1. Ehi, hey, ciao bambini! Siamo a casa mia, adesso vi attacco al mitico pannello del potere e vi faccio vedere quello che è arrivato per Electric Topi da Amazon. All around me are a million spaces, all your faces. Oh my washinder. Ciao bambini! Ho pensato di chiudere questo video facendovi vedere quello che è arrivato per Electric Topi, che è tutta sta roba qua. Pensa un po' te, pensa te. Leviamo questo, che è la stazione da TV mobile. Pensate un po' voi quanto sono ingegnoso. Lo so solo io. Dunque, benvenuti nella postazione divano. Innanzitutto è arrivato lo zaino di Electric Topi. Abbiamo optato per un modello che non fosse troppo bambinesco, così che durasse appunto 5 anni, tutte le elementari. Il diario di Super Mario, che direte voi. Ma perché non ha preso il diario dei Mets che hai fatto tu, Peo, il suo papo? Perché ha scelto Mario e non il disegno del papo, ovvero me? Perché lui ha detto, beh, papo, bravo, ti facciamo un applauso, hai fatto un diario, sei il numero uno, però è Mario, preferisco
conosco mille volte Mario, e così ha fatto. Quindi Maze, questo qua lo diamo alla zia, che ha 12 anni e che l'ho apprezzato di più rispetto a Toby, che preferisce Mario per qualche motivo strano. Vabbè, Mario è Mario. Li mettiamo dentro lo zaino. Ecco a voi una fracca, una vagonata di colle stick. Meglio abbondare con la cancelleria, almeno questo è quello che vuole la mamma di Topi, che siamo sempre ben muniti di tutto. E anche questo va nello zaino con cura. Attenzione, un astuccio abbinato allo zaino con i dentini, pensate un po' voi. Sì, abbinato perché appunto ha senso, no? Prendiamo quello abbinato. Ma in realtà di quelli che si aprono con tre cerniere abbiamo preso sempre i Super Mario, ma non ce l'ho qui perché ce l'ha la madre, ok? Però questo abbinato fico. Mettiamo dentro lo zaino. Se invece vostro figlio o voi stessi avete paura di finire le matite, beh, su Amazon trovate i pacconi di matite da 50 pezzi. Proprio per chi ha paura di perdersene una al giorno, cioè anche se te ne perdi una al giorno, per 50 giorni vai avanti. Stai tranquillo, infatti l'ho preso anche per me. Quindi ora in mano non ho 50, bensì 100 matite. Pensa un po' te. Lo mettiamo dentro lo zaino. Due forbici e punta arrotondata per i bambini come voi, come me, perché anch'io ho paura di tagliarmi, non sia mai che mi tagli un ditino o me la infilzo per sbaglio dal collo, queste non entrano. Punta arrotondata, antipazzo, antifolle, antiomicida, ok? Dentro lo zaino. Un altro signor paccone pieno di gomme. Ok, quante ce ne sono qui? Non lo so. Possiamo vedere che non sono poche. 10 sopra, 10 sotto, sono 20 gomme. Anche qui, se te ne perdi una al giorno, oltre a essere un pirla, per 20 giorni vai avanti. Dentro lo zaino. Penne cancellabili, perché le elementari ti permettono di cancellare la penna, cosa che poi non ti permetteranno più. E la pirai un po' lì dietro, perché prima potevi cancellare, se sbagli cancelli. Poi, quando già fai le medie o le superiori, se sbagli, lo sbaglio ti perseguiterà fino alla tomba. Lo sbaglio rimane, sia chiaro. E 5 temperini, non si sa mai. Tutto dentro lo zaino. Zaino. Per concludere, come scorta per l'astuccio quello diviso in tre parti, 2 pacchi, cioè ben 2 pacchi di colori Giotto Supermina, perché avevano un buon prezzo su Amazon, non perché preferisco questa marca, ok? Quindi non sto niente sponsored o cose del genere, anzi magari, senti Giotto, pronto, senti, mi vuoi sponsorizzare un video? Sono disperato. Dentro lo zaino. Bene bambini, fu così che finì questa presentazione delle cose che abbiamo preso Electric Topi per l'elementare. Ci sarà da portare sicuramente avanti la spesa, perché dall'asilo all'elementare è un bel salto, anche economicamente parlando, cioè comprare i libri, le cose, tante cose. Ma noi siamo pronti per questa guerra chiamata vita, e Topi ne uscirà vincitore, non come me, che la vita mi ha preso schiaffi tutti i giorni. Questo è tutto per questo video, vi amo, vi stimo, vi incoraggio, zio Peo vi adora, e così dovete adorare anche voi, mostrando tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Iscriviti se non sei iscritto, ma soprattutto ricorda che questo chi era? Electric Abu. Ok, non la facciamo lunga, io vado, ok? Fate i bravi, anzi, andate via voi con il mio pannello scorrevole. Ciao bambini! Devo prendere una prolunga, la gag non ha funzionato.